ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Lavori ancora in corso sul lungomare di San Benedetto, nonostante il gran caldo arrivato e i primi arrivi sulla spiaggia, lavori che dovrebbero terminare entro la fine di maggio, così aveva previsto l'amministrazione comunale, ma che potrebbero scavallare anche alla prima settimana di giugno. I ritardi dovrebbero essere connessi anche con la difficoltà di reperimento di alcuni materiali necessari per l'opera, non escluso che alcuni dettagli siano poi finiti nel mese di settembre o d'ottobre. Bello, bellissimo. Sono venuti ieri degli amici miei da Ancona, sono rimasti sbalorditi. Fatto il molo, si è fatto il lungomare, quando è finito è bellissimo. Non perché mi è stato a riprendere, a posto. Quindi vale la pena aspettare un po'? Certo, certo. La fretta, con la fretta dopo che viene fuori, che magari i lavori vengono un pochetto così così, è meglio aspettare un pochetto. Tanto fra un mese avranno finito massimo. Oltretutto, oggi ci sono 5 operai, di solito ce ne stanno 2. Però ecco, dispiace vedere questi lavori fatti così, che ci lavorano 3-4 persone, non è che so di più. Quindi eccolo lì dove stanno. Cantiere ancora aperto, anche se la stagione balneare di fatto si è avviata. Qual è la vostra opinione? La nostra opinione è che ormai, insomma, questo cantiere sarebbe dovuto già andare via da parecchio tempo, e invece siamo ancora qui con questi lavori che comunque creano tante difficoltà, tanto, diciamo, scompenso. Tra l'altro, ecco, anche ci sono grosse lamentele da parte dei turisti, e quindi speriamo che adesso a breve venga ripristinato. Da quello che so io, da quelle poche voci che so, da quelle poche notizie, è che per fine maggio dovrebbe, diciamo, essere tutto pronto. Il personale è che, so che lo termineranno a breve, o almeno riapriranno questa zona completa, per quel che ne so io. E, è chiaro che le tempistiche vanno sempre per le lunghe, però credo che non ci saranno problemi per la stagione, quindi credo che andrà tutto bene, come si suol dire negli ultimi tempi.